Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Giornata nera, quella di oggi sulle strade della provincia di Varese. In particolare un incidente tra Legnano e Origgio, quindi nell'Alto Milanese, ha paralizzato l'autolaghi per 5 ore. Sentiamo com'è andata nel servizio di Luca Spriano con immagini di Domenico Ghiotto di Agenzia Blitz. Mattinata da incubo oggi sull'autostrada A8. Uno schianto avvenuto nella notte poco prima delle 5 tra Legnano e il bivio A8-A9 con un camion che ha compiuto un salto di carreggiata coinvolgendo nell'incidente due auto che viaggiavano in direzione opposta, ha avuto pesantissime ripercussioni sul traffico. Il tratto fra gli svincoli di Legnano e Origgio Ovest in direzione Milano è rimasto chiuso fino alle 10:30, così come le entrate autostradali di Legnano, Castellanza e Busto Arsizio. La circolazione è rimasta praticamente paralizzata, con conseguenze anche sull'altra carreggiata. In direzione Varese, infatti, si sono verificati due incidenti in pochi minuti, poco prima delle 6:30. Code e disagi si sono propagati sulla A9, sulla Pedemontana, dove è stato dirottato il traffico per ovviare alla chiusura del tratto interessato dall'incidente, e sul segmento della A8 tra Varese e la barriera di Gallarate. Le code hanno iniziato lentamente a diminuire dopo la riapertura del tratto Legnano-Origgio, avvenuta, come comunicato da Autostrade, alle 10:30. E la situazione non va meglio nel capoluogo dove, nonostante la riapertura della bretella autostradale, il cantiere di Largo Flaiano continua a provocare code e disagi. Ci spiega tutto Barbara Zanetti con immagini di Stefano Benvenu. Non c'è tregua per il traffico a Varese nell'area dell'imbocco dell'autostrada, e cioè nella zona di Largo Flaiano. La riapertura dell'ultimo tratto dello svincolo autostradale in direzione di Milano dei giorni scorsi ha sicuramente alleviato il peso del viavai delle auto nel comparto, ma subito dopo è stato aperto un nuovo cantiere necessario per consentire il proseguimento e l'ultimazione dei lavori con la nuova maxi rotonda. E infatti ci sono degli scavi in corso in fondo a Via Magenta, all'inizio di Largo Flaiano, esattamente all'incrocio con Via Santimerio. Sono degli scavi condotti dalle reti per i sottoservizi. Questo nuovo cantiere comporta la riduzione dell'asse stradale per le auto che da via Santimerio si immettono in Largo Flaiano, e quindi in alcuni momenti, e in particolare nelle ore di punta, grandi code che arrivano fino a Piazza Repubblica. E voltiamo decisamente pagina. In tanti oggi pomeriggio hanno partecipato a Caronno Varesino ai funerali di Dante Mercanti, il 14enne morto settimana scorsa sotto un trattore. Vediamo il servizio, le immagini sono di Blitz. Il giorno del dolore e del ricordo a Caronno Varesino. Tantissime persone hanno riempito la chiesa parrocchiale del paese e affollato il sagrato per l'ultimo saluto a Dante Mercanti, il 14enne morto la scorsa settimana sotto un trattore. Un ultimo abbraccio, quello di oggi, venerdì 10 novembre, che la comunità di Caronno ha voluto dare al ragazzino scomparso in modo tragico. Sulle scalinate, all'esterno della chiesa, era fisso uno striscione con la scritta «Ciao Dante». Per la giornata odierna l'amministrazione comunale aveva decretato lutto cittadino e bandiere a mezz'asta. «Non dobbiamo mai dimenticare che la vita è un dono che Dio ha fatto a ciascuno di noi», ha detto il parroco Don Franco Saporiti durante l'omelia, «che siamo chiamati a trasformare a nostra volta in un dono agli altri, negli affetti in famiglia o nell'amicizia, ricordandoci sempre di Dante e della sua grande voglia di vivere». Oggi a Varese il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini ha fatto il punto sull'informazione anche locale. Ci spiega tutto Adrianna Morlacchi, le immagini sono di Blitz. L'informazione locale e la testimonianza giornalistica è un argine strepitoso per tutta l'innovazione possibile. Niente sostituirà la capacità umana di analizzare la realtà con i propri occhi. Il messaggio positivo è di Alberto Baracchini, senatore della Repubblica con delega all'informazione e all'editoria nel governo Meloni, che è intervenuto a Glocal nel pomeriggio di oggi.
Cerchiamo di non sottovalutare l'impatto dell'intelligenza artificiale, ha detto Barecchini, ma neanche sopravvalutarlo. La creatività è un argine straordinario. Le piattaforme sono state normate con il tema del copyright, quindi oggi abbiamo perso un po' di ingenuità. Sta mutando il clima. È stato presentato un progetto tra l'Università Lewis, Google e gli editori per contrastare la disinformazione e le fake news. Se anche Google si interesserà al contrasto, è un inizio che dobbiamo sostenere, un importante cambio di passo. Dobbiamo dare agli italiani gli strumenti per avere fiducia. E passiamo adesso all'economia. L'industria in provincia rallenta, lo confermano i dati di Confindustria Varese. Vediamo il servizio di Emanuela Spagna. Rallenta l'industria varesina nel terzo trimestre dell'anno. Lo dicono i dati dell'indagine congiunturale elaborati dall'Ufficio Studi di Confindustria Varese. Nel periodo tra luglio e settembre, ben il 54% delle aziende del territorio ha segnalato un rallentamento della produzione, mentre il 43% ha dichiarato una certa stabilità. E per fine anno non si attendono rimbalzi, ma piuttosto una conferma del trend in corso. In discesa, tra l'altro, anche gli ordinativi. Non servono aiuti, serve una politica industriale di lungo periodo, chiede con forza Roberto Grassi, presidente di Confindustria Varese. Se continuiamo a ragionare di anno in anno sulle singole leggi di bilancio, senza avere un orizzonte almeno di medio periodo, non riusciremo mai a dare una rotta al nostro sistema economico. Ieri sera a Varese è stato presentato l'ultimo libro di Arturo Bortoluzzi. Vediamo di che cosa si tratta nel servizio di Michela De Marchi. Si intitola La carta di Varese, scritta dal 2009 al 2023. Il libro presentato ieri, giovedì 9 novembre, alla Biblioteca Civica e realizzato da Arturo Bortoluzzi, presidente di Amici della Terra e intellettuale varesino. È un volume interessante in cui si intrecciano i problemi dei cittadini, la visione della città e considerazioni critiche su vari argomenti che hanno toccato e toccano ancora oggi Varese. Con l'autore hanno dialogato Giuseppe Frangi, presidente dell'Associazione Giovanni Testori, Massimo Lodi, direttore di Radio Missione Francescana, Leonardo Salvemini, professore di diritto ambientale in alcuni atenei italiani, e Silvio Valisa, vicepresidente Amici della Terra. Alla presentazione, inoltre, è intervenuto anche l'editore Angela Schiena. E ora spazio allo sport, basket, la pallacanestro Varese si prepara a partire per Napoli senza l'infortunato Matteo Librizzi. Vediamo il punto di Giuseppe Sciascia. Lo Peggio Medici va rotta verso Napoli per mettersi alla prova sul campo di una delle liberazioni del campionato. Trasferta in anticipo, si giocherà domani, sabato 11 novembre alle 20.30 con diretta su Eurosport 2 per la formazione di Tom Bialazeschi, senza Matteo Librizzi ma con l'aggregato Wilunzau alla prova del campionato di Serie A, sicuramente più stimolante rispetto a quella della FIBA Cup contro il Keravnos. Varese contro due ex, Giovanni Nicolao, che ha vestito la maglia biancorossa dal 2020 al 2023, ma soprattutto Ari Comins, il predecessore di Willy Colistein, nel duello fra i due migliori rimbalzisti del campionato. La Napoli di oggi assomiglia molto alla Varese di ieri, una trazione posteriore importante con la coppia Ennis Giavoschi, tanta solidità e tanto ritmo a tutto campo. Sarà un test importante per la formazione di Tom Bialazeschi dopo delle tre vittorie consecutive in casa con Sassari che ha sbloccato l'impasse in campionato. E infine il calcio, Serie C, la Pro Patria prova il colpaccio contro Vicenza. Sentiamo le parole dell'allenatore Riccardo Colombo. Una partita importante per noi perché servono punti, dobbiamo avere la classifica. Sappiamo che è un campo difficile, forse il più difficile, anche perché penso ci sia una bella cornice di pubblico e i sentimenti bisogna anche capirli. Però dobbiamo portare a casa punti, dobbiamo essere decisi, determinati, sempre in equilibrio, perché questa è una cosa che ci tengo sempre ad avere, che le partite sono lunghe, che possono essere episodi che ci possono girare a nostro favore, quindi sempre stare in partita con l'atteggiamento giusto, perché questa è la cosa fondamentale, atteggiamento e aggressività. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 19, una buona serata.